diciamo. Credo bene. Attivare anche quello. Allora, buonasera, benvenuti a questa manifestazione organizzata dalle librerie Feltrinelli. Io leggo perché. Questa sera diciamo, noi siamo stati invitati, come tanti altri editori, a parlare sui motivi per leggere, o comunque i motivi che dovrebbero spingere i lettori appunto a leggere. Io non so in che modo molto argomentare questo discorso, perché per me diciamo, è una cosa abbastanza ovvia, quindi non riesco a capire. Potrei argomentare, cioè potrei cercare di capire semmai il contrario, cioè cos'è che può spingere una persona a non leggere. Però dall'altra parte capisco pure che questo è un tema importante, perché viviamo in un'epoca in cui si sa, insomma, c'è un momento di crisi fortissima dell'editoria, e questo evidentemente perché le persone comprano meno libri, e la domanda è: leggono di meno? Io non direi, io penso che non è così. Alla fine si legge comunque sempre e comunque, forse anche questo è il problema, il tempo viene occupato da tante cose, da cellulari che squillano, twittano, fanno continuamente, ci chiedono attenzione, e quindi noi siamo occupati sostanzialmente tutta la giornata in maniera frammentaria a leggere informazioni. Questa lettura però non è la lettura che si può avere con un libro. Un libro è un oggetto in realtà molto semplice ma molto complicato. Un editore, una persona diciamo molto competente, diversi anni fa, quando ho cominciato a pensare di fare la casa editrice, me ne aveva fatta una descrizione che penso non fosse sua, però poi non ho mai capito di chi era, però insomma il ragionamento è un pensiero che un editore in qualche modo si deve fare, no? Un libro è un parallelepipedo di carta, fatto di tanti fogli rilegati da una parte, e quando uno entra in libreria trova tantissimi di questi oggetti, tutti di forme diverse, copertine diverse, qualche scritta sopra, e però appunto c'è una situazione di panico entrando in libreria, nel senso che o uno sa esattamente cosa vuole oppure si trova assolutamente in crisi, diciamo, no? Perché voglio dire, il parallelepipedo di carta ce ne può essere uno buono, uno non buono, ma finché uno non lo apre, non lo legge tutto, perché anche questo va detto, cioè non è che basta leggere due pagine, noi facciamo, quando uno va in libreria apre i libri, no? Legge qualche pagina, ma è tutto finto, perché in realtà non è quello che può convincere uno a comprare un libro o meno, almeno per me non è così. In qualche modo devo avere delle altre informazioni per decidere di comprare un libro, soprattutto di leggerlo, perché appunto poi comprare un libro può essere anche determinato da tanti altri aspetti che non necessariamente corrispondono col fatto poi di leggerlo, no? Ci sono, penso, biblioteche intere, librerie intere che sono poco lette poi dai proprietari. Quindi i libri, diciamo, all'apparenza sono tutti uguali. La cosa complicata, la cosa difficile del marketing librario, volendo dire in questo modo, cioè di convincere qualcuno a leggere un libro, a comprarlo e a leggerlo, è che finché non si è letto un libro non si sa se quel libro è buono oppure no. E supponiamo appunto che io sappia che c'è un libro bello e interessante da leggere, lo dico a qualcun altro, lo dico agli altri, lo dico: guarda, questo libro è fantastico, devi assolutamente leggere. Ed è vero, però come faccio a comunicare questa cosa? Come fa l'altro, anzi, a decidere che è vero, che quel libro è buono? Deve leggere il libro? Cioè, quindi capite che è estremamente difficile il mestiere dell'editore, il mestiere del libraio, e anche decidere di fidarsi di qualcuno e leggere un libro.
Detto questo, questo è uno scenario drammatico, ma in realtà le cose sono anche molto più, forse più semplici di così. Noi stasera abbiamo pensato di fare delle letture, abbiamo qui invitato con noi gli autori di due libri che abbiamo pubblicato. Oddio, adesso non mi ricordo, adesso faccio delle grezze terrificanti. Dunque, vi ricordo certamente 2 dicembre fa, come dicevamo, Gilgamesh, l'epopea del re di Uruk, e aspetta, ce la faccio, d'estate del 13, sempre, e il portiere lo straniero di Emanuele Santi, e Gilgamesh, re di Uruk, che è stato fatto in... diciamo da un collettivo femminile, posso chiamarvi così, che sarebbero, insomma, devo leggere l'altro nome perché non me lo ricorderò mai, sono Lori Eli, Forug Rajani e Alessandra Grimaldi. Quindi stasera vorremmo, diciamo, dare quindi un contenuto, una motivazione a questa domanda, anzi a questo hashtag, io leggo perché, facendo anche delle letture. Letture che diciamo sono ovviamente una selezione assolutamente parziale di quello che noi facciamo. Noi in questi giorni mi sono andato a guardare poi a che punto siamo arrivati come casa editrice. Noi siamo nati nel 2009, a febbraio per la precisione, a gennaio anzi, scusate. E siamo ormai siamo nel 2015 mi pare, quindi siamo al sesto anno di lavoro. Abbiamo pubblicato 81 libri ad oggi, più almeno 16 copie, 16 numeri della rivista Il Sogno della Farfalla. Quindi insomma cominciamo ad avere un catalogo di un certo rilievo, poi magari ne parliamo anche un pochino meglio di questo catalogo. Allora, io per non rompere troppo le scatole passerei la parola alla prima lettura, così insomma ci rilassiamo, entriamo un po' in questo mondo misterioso di Gilgamesh, il re di Uruk. Sono Gilgamesh. La donna lo sfamò d'amore e cibo comune. Lo portò tra quegli umani che lo attendevano, lo presentò profumato di oli e dall'aspetto smagliante. Enkidu, che socchiava il latte dalle bestie selvatiche, adesso era degno di mostrarsi agli abitanti di Uruk, Adanu e Ishtar, all'indiscusso re Gilgamesh. Voleva dimostrare a quest'ultimo di essere come lui, anzi più forte, tanto da sostituirlo al potere. Gilgamesh sapeva del suo avvento. Di notte l'inconscio glielo aveva presentato. Con altri giovani, sotto le stelle di Uruk stava Gilgamesh, quando giunge una meteora della sostanza di Anu, pesante, impossibile da sollevare. Sua madre Ninsun svelò la natura del dono del firmamento. Un compagno per Gilgamesh, coraggioso e fiero, un essere a lui simile. Lo attendeva dunque al suo cospetto. Passarono i giorni e il re perseverava nel comando. Gilgamesh desiderava possedere ogni cosa, anche le spose degli altri. Tutte le donne dovevano essere sue. Una notte Enkidu si fece avanti e interruppe gli intenti del pervicace amante in nome di una pacifica giustizia. Non era sua quella donna, ma di un comune mortale, convinto di essere l'unico per lei. Gilgamesh lo vide davanti a sé. Due tori, l'uno contro l'altro schierati, ricchi secondo propria logica e smania di superiorità. Si studiarono e poco dopo si attaccarono.
Nessuno dei due mollava la presa, testa a testa, per un tempo infinito, che li vedeva da soli nell'universo. Tutto si era fermato intorno al groviglio di corpi. I presenti aspettavano il verdetto. Sfiniti nella terra, continuavano lo scontro di sangue e orgoglio senza mai cedere. L'aurora mise fine alla battaglia. Il re aveva vinto sull'uomo fiero, lo aveva battuto con la potenza e le mille doti con cui gli dèi lo avevano forgiato. Era il più forte, il più saggio, il più avvezzo al comando, dalla guerra al perdono, dalla sconfitta all'ammirazione. Gilgamesh strinse Enkidu a sé. Mai lo avrebbe tradito. I sogni non mentono. Non fu così. Ancora tormentato, desiderava lo stesso ritrovare il compianto fratello. Disperato, immagino che esistesse un luogo eterno dopo la morte, dove avrebbe incontrato il nuovo Enkidu. Doveva scoprire dov'era quel posto. Ci sarebbe riuscito e doveva interpellare Utnapishtim, il lontano, colui al quale gli dèi avevano donato l'immortalità. Il privilegio e l'invidiato di sicuro sapeva dove si trovava quel luogo e come raggiungerlo, e glielo avrebbe svelato. La spasmodica ricerca fu incoraggiata da un sogno. Leoni lo circondavano con enormi fauci, ruggivano vita. Non attese un momento e con una spada velocemente gli privò dell'enorme testa e li disperse. Non aveva dato la morte alla vita, ma abbatteva il timore della morte con la forza della vita. Fu di nuovo desto e pronto. Il tormento gli toglieva il respiro, ma non la speranza. Si sentiva solo, temendo di non farcela, di perdere la vita, la luce, il giorno. Arrivò al Monte Mashu, a guarda dei suoi picchi, due esseri, metà uomini e metà scorpioni, uomo e donna, docili e guardini. Perché sei qui, tu, uomo e Dio? Che cosa cerchi in questi luoghi? Intorno l'angoscia e così il desiderio di ritrovare Enkidu. Il suo cuore non era ancora placcato. Voleva perseverare nella ricerca, attraversare le alte vette e giungere al sole che avrebbe ammirato, forse sfidato. Avrebbe atteso chissà quali ospiti. Nessuno li confessarono gli ambigui guardiani della montagna. Si era mai avventurato oltre, in quei cammini di tenebre. Respiro a lungo, Gilgamesh, anche se credeva di non avere più fiato. Di non avere più aria nei polmoni. Era perso, ancora piegato dal dolore, ma voleva continuare la sua personale ricerca. Chiuse gli occhi, ebbe coraggio ed entrò. Buio. Una lunghezza infinita di cui non aveva contenza. Buio. Un viaggio interminabile per ritrovare la luce. Buio. Andava avanti, ancora buio, fitto, costante, asfissante. Riprendeva fiato, ma pareva soffocasse o affogasse, eppure non placava l'impetto, la forza di credere in quella vita di tenebre. Avanzava il re, accompagnato da pensieri misti a desiderio, ad angoscia. Ancora non scoglieva le sue emozioni, ma cercava forza ed energia. Il terrore lo accecava, tastava il suo corpo per non perdersi. Gli affanni aumentavano e così la paura, ma lui andava avanti.
dal buio alla luce, dopo un percorso intenso. Improvvisamente, silenzio. Alto il sole, gli feri gli occhi, gli brucia la pelle, si lasciava ammirare nella sua maestosità. Gilgamesh non smise di contemplarlo. Si ritrovò in un scenario di meraviglie, di pietre preziose, tesori e dolci in un tripudio di scintille e colori. Riprese a respirare. Nessuno mai era giunto lì, ricordò Shamash, che lo ammonì per i suoi intenti. Là non c'era la vita che cercava, ma il guagliardo, stremato da quella fatica, godeva della luce. Sapeva che era solo per lui. Allora, dopo questa bellissima lettura, io continuerei un po' questa discussione, questa chiamiamola elaborazione di cosa è, perché io leggo perché, noi leggiamo perché. Noi in realtà siamo editori e quindi oltre a leggere noi pubblichiamo libri, quindi siamo in una condizione particolare perché il processo, diciamo, attraverso il quale poi si sceglie di fare un libro piuttosto che un altro, si commissiona magari un libro piuttosto che un altro a un autore, si va a cercare su determinati argomenti, eccetera, è un processo molto, diciamo, non assolutamente, direi, non sistematico, non razionale, volendola dire così. Perché dipende da mille elementi, cioè oggi appunto venendo qua ci pensavo, l'editore deve guardarsi intorno, deve vedere tutte le cose, le mille cose che gli succedono intorno e cercare di cogliere quelle che possono poi alla fine diventare un libro. A volte anche semplicemente vengono proposti dei libri da autori in cerca di editori, appunto, e lì va scelto, va selezionato una cosa, un'idea o piuttosto che un'altra. La nostra casa editrice si caratterizza sicuramente per alcune linee guida che sono come dire, irrinunciabili, cui sicuramente noi non rinunceremo mai in nessun caso. Sicuramente siamo una casa editrice atea, siamo una casa editrice quindi di conseguenza interessata, che vuole cercare anche di proporre dei libri che approfondiscano, come dire, una realtà, un essere nel mondo, diciamo così, che sia libero, che possa essere libero da una chiamavano in questo modo una necessità di ricorrere a un pensiero religioso. In questo ci rifacciamo al pensiero dello psichiatra Massimo Fagioli, che sicuramente voi tutti conoscete, che ha delle idee molto precise su questo argomento, avendo teorizzato quella che è ormai conosciuta a livello mondiale come teoria della nascita. La cosa molto interessante, anche se poi uno, appunto, pensando sempre io leggo perché, e si chiede anche ma leggere cosa vuol dire, scopre che, diciamo, pensando in maniera molto, se volete, ovvia, no? Come leggere significa guardare una pagina di un foglio su cui sono segnati delle linee, dei pezzetti di linea che costruiscono tramite un alfabeto delle parole. Parole che poi si compongono tra di loro a formare un suono che in realtà noi leggiamo, quindi non percepiamo con le orecchie, che forma un pensiero, nella nostra mente. Quindi un'operazione molto complessa, estremamente complessa,
sulla quale in realtà proprio il pensiero di Fagioli, per come è costruito, ci dà delle indicazioni. E in questo io volevo fare un attimo una piccola, non so se chiamarla trasgressione, per cui leggere anch'io un pezzettino, se gli autori mi autorizzano, di un libro fondamentale di Massimo Fagioli, che è Istinto di morte e conoscenza. In questo libro ci sono dei passaggi in cui Fagioli spiega come si forma il linguaggio, e secondo me è molto interessante anche leggere queste cose per capire anche, insomma, anche sempre per rispondere io leggo perché, perché potrebbe essere un modo di rispondere a questa domanda. Il discorso è difficile ed è anche molto articolato, però insomma secondo me è interessante da leggere. Allora, dagli occhi alle orecchie, dicevamo, cioè con l'intervento del suono, le immagini si trasformano in simboli. La ricezione acustica si aggiunge alla ricettività visiva. Le immagini interiori acquistano una qualità in più, hanno cioè un suono. Possiamo pensare che soltanto sulla base di una realizzazione interiore di oggetto totale, di contenimento della libido, di profondità di vedere, la percezione e l'aggiunta del suono possano permettere alla fantasia di sparizioni di agire non come annullamento di immagini, ma come trasformazione di esse in segnali. L'immagine si trasforma in segnale e la libido, liberatasi dall'immagine interiore, investe l'oggetto. Un'altra creazione, come quando la fantasia di sparizione si attua nella percezione dell'ambiente atmosferico e, attuandosi più che annullare l'ambiente e particolarmente la luce, realizza una immagine di ambiente diverso e un vedere psichico, la memoria fantasia dell'ambiente intrauterino, così alla formazione del pensiero verbale l'ascoltare la parola, cioè la stimolazione esterna, viene trasformata dal bambino nel senso che questi vi aggiunge la propria situazione e possibilità libidiche, le riproduce, ma diverse da prima, per il significato. La mamma dice la parola al bambino per insegnare, dare qualcosa, il bambino la riproduce per chiamare l'oggetto. Gli cambia il significato, il senso, potremmo dire, il verso, perché ci mette la sua libido, tendente ad avvicinare l'oggetto. La parola va intesa quindi con la vicenda pulsionale di chi la usa, per dare e insegnare, per intimidire, per costituire una barriera tra sé e gli altri. Vabbè, poi qui c'è tutta la questione sul senso di questo quanto detto nelle analisi, ma su questo forse possiamo interrompere, diciamo, chiudere qui la lettura. No, questo però è interessante. Perché allora evidentemente leggere, che poi è un passaggio evidentemente successivo al parlare, è un qualche cosa che io credo si possa anche ricondurre a quella dinamica della nascita, per cui nel leggere si ricrea una fantasia che crea immagini che ci permette di, che quindi quello che leggiamo, quello che viene scritto, insomma, a seconda del libro che leggiamo, noi possiamo avere un effetto positivo, un effetto non positivo. Ecco, questo è, ed è importante perché è la situazione pulsionale di chi fa quel racconto, fa quel linguaggio. Allora, una volta mi ricordo parlando, ma perché fai l'editore? E dice, faccio l'editore perché io cerchiamo di selezionare libri che non siano fregature, cioè che non abbiano dentro di sé un pensiero e anche un linguaggio che porti poi a un effetto negativo sul pensiero, proprio per questa dinamica che è spiegata così bene nell'istinto di morte e conoscenza di Fagioli.
Bene, però insomma, questi sono discorsi complicatissimi, molto importanti, molto difficili, ma questa dinamica può essere, e anzi si applica sicuramente anche alle letture, diciamo, più semplici, se vogliamo dire. Cioè, nel senso, un romanzo, un racconto, una storia che ha un contenuto pulsionale negativo di chi la scrive, poi questo può avere un effetto negativo sul lettore. Allora, io credo che il compito dell'editore sia, oltre a quello di cercare di fare dei prodotti belli, diciamo, ovviamente interessanti, sia anche quello di selezionare testi che siano fatti in una certa maniera, che abbiano quindi un significato e un senso vero, il più vero possibile. Qui poi si entra in un altro discorso filosofico complesso. Detto questo, io lascerei adesso la parola, facendo un salto, triplo salto mortale, multiplo, non so bene come, passerei la parola a Emanuele Santi per chiedergli di leggere qualcosa del suo libro che abbiamo pubblicato appunto nell'estate del 2013, libro che ha avuto uno straordinario successo, perché insomma è un libro che poi si riferisce a un importante pensatore francese del secolo scorso ormai, che è stato anche, questo ce lo racconta molto bene Emanuele, un portiere, dico bene. Emanuele, forse non tutti sanno, è un rubrichista di Left, ha una rubrica ormai dal 2006, mi pare, insomma, con alterne vicende. Dal 2008 lui ha scritto questa rubrica sul calcio, di cui, diciamo, io credo che sia il massimo esperto in Italia, perché qualunque cosa gli chiedete lui la sa, cioè non è vero, Darwin Pastorin è una sega al confronto. Cioè, mi piacerebbe fare un confronto, ecco, una possibile cosa da fare, secondo me, è una sfida. Santi Pastorin, vediamo chi vince. Un po' tipo. Esatto. E basta, quindi mi lascio la parola a lui per leggerci qualcosa del suo libro. Si sente? Sì. Allora. È anche un libro di viaggio, il mio, racconta un viaggio in Algeri per cercare il giovane Camus. Sì. Allora. Sull'aereo siedo accanto al finestrino del lato destro. Posso guardare solamente il mare. Un mare duro di un cobalto intenso, tipico del settembre in corso, che per gli ultimi 40 minuti di volo ha tolto di scena la terra sarda, riconoscibile ai miei occhi per la presenza di quel gioiello chiamato Alghero. Poco prima dell'atterraggio, provo a sbirciare verso i finestrini di sinistra, per arrivare in anticipo sulla costa d'Africa e sulle vette dei monti del Giurgiurà. Ma le poche immagini che riesco a catturare sono offuscate dalle nuvole alte e vaporose e da un fastidiosissimo sole che, favorito dall'inclinazione dell'aeroplano in avvicinamento, impedisce di guardare verso sud. Quando la terra appare all'improvviso, siamo già a bassa quota. Il blu del mare ha lasciato spazio a un intreccio di colori che, sebbene allegri e brillanti, ricordano quelli di un tessuto mimetico militare. Il verde è acceso e opaco al punto giusto, e il marrone sembra lo stesso rosso di un campo da tennis. È una terra senza trucco e senza neanche l'ombra dei grigi palazzi di cemento che troppo spesso rovinano i paesaggi. C'è piuttosto un giallo sabbia che amalgama gli edifici di media altezza della periferia orientale con la terra e con i prati, con gli immancabili campetti da calcio privi di erba e con i terreni arati intorno alle case di campagna. L'unico grigio che vedo è quello quasi nero dell'asfalto di quattro corsie di qualcosa che somiglia a un'autostrada e quello di un cavalcavia che genera lunghissimi rami trafficati verso più direzioni. Man mano che l'aereo prende confidenza con la torre di controllo e che il rumore del carrello in apertura suggerisce di tenere la schiena ben attaccata alla poltrona, penso che in fin dei conti la Repubblica Democratica e Popolare d'Algeria sarà proprio come me l'aspetto.
Il controllo del passaporto lo faccio davanti a una donna in divisa, con tanto di rossetto sulle labbra, la quale, parlando un insospettabile inglese, mi aiuta nella compilazione del modulo d'ingresso, rigorosamente in due sole lingue, l'arabo e il francese. Il primo semaforo invece lo incontro dopo un'ora che mi sono avventurato a piedi verso il centro della città. Il tassista che mi porta dall'aeroporto in albergo a bordo di una vecchissima Peugeot blu scuro, lanciata a bomba sulla corsia di sorpasso della superstrada, mi tiene concentrato soltanto sulla mia incolumità personale, senza farmi preoccupare delle sue parole, ovviamente in francese, che mi spiegano come il sabato sia un giorno festivo. Nell'Algeria indipendente, infatti, i giorni festivi sono il venerdì e il sabato, il primo per la tradizione islamica, il secondo per le regole laiche di convivenza civile che impongono due giorni consecutivi di riposo. Arrivo in albergo alle 11:30, ora locale, con il sole già molto alto e con il caldo perfettamente d'accordo con il periodo dell'anno. Alloggio sulla rue di Douche Mourad, splendida arteria piena di curve che plana a senso unico in discesa verso il centro della città. E la città mi sembra subito incantevole, bianca, che più bianca non avrei potuto immaginare, con le ringhiere dei balconi e con le persiane delle finestre, tutte dello stesso tono di azzurro mare, tendente al verde. L'albergo è di quelli che piacciono a me, piccolo, centrale, con poche stelle e con il bagno in camera come condizio sine qua non. Sono pronto ad affrontare la città, l'antica capitale dell'Algeria francese, per andare alla ricerca del giovane Alberkan. Adesso pensavo una cosa che potremmo fare, anche perché tempo ne abbiamo ancora sufficienza, volevo coinvolgere il pubblico, se qualcuno vuole intervenire, dire la sua, visto che insomma, abbiamo fatto un primo giro di riscaldamento, ecco, per dirla in termini calcistici. Grazie Emanuele. Quindi non so se qualcuno vuole dire qualcosa riguardo a questo argomento. Io leggo perché si legge? Bella domanda. Se no andiamo avanti e procediamo con la nostra chiacchierata. Allora, il libro di Emanuele fa parte di una collana di narrativa che noi abbiamo inaugurato in realtà non molto per tempo prima del suo libro nel 12. L'abbiamo inaugurato con questa collana di narrativa che ormai è arrivata a, mi pare, 10 titoli. Abbiamo inaugurata nel 12 con un libro che in realtà non è esattamente un romanzo, ma è comunque una storia, un'autobiografia romanzata di Joyce Lussu. Joyce Lussu, lo sapete sicuramente, è molto nota per essere stata la traduttrice di Hikmet in Italia. Ha scritto anche un libro a questo proposito che abbiamo anche pubblicato, che si chiama Il Turco in Italia. C'era prima quest'altro libro che noi abbiamo pubblicato, abbiamo recuperato dall'oblio dove era finito, perché anche questo insomma è un lavoro bello dell'editore, di andare a recuperare cose dimenticate. In questo libro lei racconta la sua storia, c'è anche qualche piccolo passaggio su Hikmet, ma non è tanto quella la cosa interessante, è la storia di questa donna che si scontra con la politica, con la filosofia, con personaggi del calibro di Benedetto Croce, trattando a pesci in faccia, giustamente indignandosi per com'è? Anche Heidegger, esatto, indignandosi giustamente perché con questa sua forza di essere umano indignato, insomma la parola mi sembra più giusta questa, non ne vuole sapere di un pensiero che è
astratto o che comunque un pensiero che casca poi e va a finire in contraddizioni con la persona, per cui allora lei, amica di famiglia, di Benedetto Croce, persona con cui ho sempre avuto a che fare, eccetera, in un certo modo, non capisce perché questo Benedetto Croce, questo Benedetto Croce, poi pensi che, non so, le donne sono esseri inferiori, perché questo pensava Benedetto Croce, poi insomma, uno dice, ah, Benedetto Croce è un grande filosofo, manco per niente. Allora, vi leggo qualche cosa da quel, appunto, da Portrait, perché poi questo è interessante per dire anche qualcos'altro dopo. Allora, per esempio, tornai più volte a Palazzo Filomarino ogni volta che capitavo in Italia, clandestinamente o no, sempre accolta familiarmente dalla famiglia Croce. Il mio antico femminismo e il mio nascente marxismo urtavano molto Don Benedetto e litigavamo spesso, alzando la voce anche durante i pasti, io non meno di lui, abituata com'era a una famiglia poco convenzionale, senza gerarchie paterne. Le donne di casa mi guardavano perplesse. Altri argomenti controversi tra me e Croce erano la questione femminile e la rivoluzione d'ottobre. Quando Croce diceva che la donna ha un intelletto inferiore a quello dell'uomo, con capacità di analisi ma non di sintesi, di immaginazione ma non di fantasia, io esplodevo, rivendicando con voce acutissima la parità intellettiva delle donne e prendendomela con tutti i filosofi, da Platone a Hegel, al mio interlocutore, che non erano serviti granché a capire i problemi della vita. Di fronte a tanta indignazione, Croce, non so quanto persuaso e per quanto per amor di pace, finiva con il dire che non vedeva nel mio cervello alcunché di particolarmente diverso da un cervello maschile e che sperava che mi dedicassi agli studi letterari nei quali potevo probabilmente raggiungere qualche vetta. Però, aggiungeva, io ero un'eccezione. Questo fatto dell'eccezione scatenava di nuovo le cataratte del mio sdegno. Come un'eccezione? Sono forse la donna barbuta del circo? Sono forse meno donna delle altre donne? Ci sono milioni di donne molto più intelligenti di me, e così via. Alla fine, dato che le mie convinzioni erano incrollabili, Croce taceva e mi fissava con una certa affettuosa perplessità che mi pareva soddisfacente. Può darsi che alla sua lunga esperienza fosse mancata una così pugnace contestatrice della superiorità maschile. Certo è che dopo i primi scontri evitò di stuzzicare la mia ipersensibilità su questo argomento. Gli scontri a proposito del marxismo erano più gravi. Quando si parlava dei soviet e dei comunisti, Croce perdeva tutto lo smalto del filosofo raffinato e razionicinante e affiorava in lui il semplicistico panico del proprietario terriero. Sembrava che vedesse i cosacchi irrompere nella valle del Po e violentare la moglie e le figlie. Le sue reazioni erano primordiali, come se nei suoi 80.000 volumi non avesse trovato nulla che gli servisse ad affrontare ragionevolmente le novità della storia che viveva, la rivoluzione d'ottobre e il fascismo. Il fascismo era per lui un accidente esterno, una invasione degli Ixos, e non un prodotto storico della realtà precedente. I bolscevichi erano il diavolo. Quando i giornali riportarono la notizia che avevano offerto la medaglietta d'oro di senatore, e la signora Adele la sua fede per la raccolta di oro alla patria, che i fascisti facevano in occasione della spedizione colonialista in Etiopia, mi precipitai a Palazzo Filomarino, ero in Italia clandestinamente per la diffusione degli opuscoli di Giustizia e Libertà, sperando che avrebbe smentito che si trattava di una calunnia. Invece era vero, ma Croce era nonostante tutto un grande maestro, perché stimolava a riflettere e a esprimersi con lucidità e chiarezza, e non aveva nulla di cattedratico, anzi si impegnava nelle discussioni con la foga di un adolescente. Rimaneva il fatto che però, oltre a essere un grande filosofo, Don Benedetto era anche un grande proprietario terriero, non abbastanza dissimile dai miei nonni. Quindi vedete come, ecco, questo, secondo me questo pezzo è molto, molto bello. Poi ci sono, insomma, questo libro contiene una serie di chicche, tra cui per esempio quella di un giudizio su Heidegger assolutamente, no, è questo qui,
sì, dovrebbe essere questo. Mi ricordo, l'ho letto. Appunto. Sì, c'è un punto, però c'è un altro libro che ne parla molto di più. Proprio... Sì. Però comunque il giudizio Tranchant di questo libro è quello interessante, nel senso che dice l'ho trovato freddo e assolutamente poco interessante. Allora, è questa la cosa bella e interessante, secondo me, che va un po' cercata, perché poi permette anche di riagganciarsi a un altro discorso, che è quello del come uno è, del come è l'autore, cioè appunto quello che diceva Fagioli, il contenuto pulsionale dello scrittore o di chi parla, evidentemente, e il contenuto poi della scrittura. Ora però io sto vagando in maniera eccessiva e mi sto prendendo troppo spazio, quindi vorrei ridare di nuovo la parola alle autrici di Gilgamesh per continuare la lettura, che è sicuramente molto più interessante. Solo per rispondere a Matteo, quando diceva che appunto dei libri composti da lettere che compongono parole, che compongono frasi, che compongono una storia, c'è anche un altro modo anche di leggere senza accento francese, che sono con le immagini, e quindi il nostro libro è composto di immagini che accompagnano il testo. Continuiamo, abbiamo scelto la parte iniziale, l'uscita di Gilgamesh dal suo buio personale, e lo vediamo tornare trionfante ad Uruk. Il cielo di Uruk era rimasta lì, si ergeva sempre fiera tra i suoi saldi bastioni, e nulla l'aveva scalfita. Orfana del suo indiscusso re, nessuno aveva osato conquistarla. I suoi uomini erano rimasti in attesa di quel ritorno sperato. Uruk riabbracciava Gilgamesh. Il re fu felice di varcare quella porta che aveva abbandonato mesi prima. Ora ritrovava le sue mura, la sua gente, la sua terra. La terra madre, la terra brulla, il selvaggio Enkidu, lo scontro fraterno, i sogni, la notte, fitti cedri come trappole, un mostro da sconfiggere, l'amore mancato di una dea, un toro assassino, leoni, scorpioni, la bella donna della vigna, un'enorme barca, la tempesta, la morte, la paura, la speranza, una pianta magica, il serpente, il ritorno. Quante avventure dentro e fuori il suo regno. Era di nuovo tra i suoi cari e non desiderava altro. Doveva riconquistare le emozioni, riconsiderare ciò che aveva abbandonato, ritrovare il calore, l'affetto, i sentimenti umani. Perché si affanna l'uomo a cercare quello che non ha, quello che non può avere? Tante le possibilità su questa terra. Respirava quell'aria familiare senza temere il suo domani. Voleva lasciare impressa la sua storia e così fece. Su una pietra raccontò le sue avventure, i suoi affanni. Vi scolpì il nome in eterno. Giorni che verranno saranno lieti o tristi, lasceranno sempre un ricordo nel cuore. Infiniti i volti, le mani, gli occhi che incontrerò per la mia strada. Lascerò che nulla più scalfisca i miei fieri sentimenti. Grande il mio nome per sempre tra gli uomini di Uruk. Avevo perso l'immortalità, ma vittorioso sugli uomini e anche sugli dei. Mentre il tramonto accompagnava il mio primo giorno di ritorno, ho pianto. Erano tante le emozioni, tra tutte la gioia. So che nulla ritorna, è solo passato. Ho ancora un sogno, vivere. Vi leggo la poesia finale che ha scritto Alessandra. Gilgamesh. Aveva un profumo nuovo il mondo. Gilgamesh ne percorreva i sentieri sconosciuti. Con l'entusiasmo di una nuova scoperta. Lui, pronto alla lotta, cercava il sentimento, mai muto la passione. Dimentico delle passate angosce,
Il re esploreva terre, popoli, volti. Non placava il desiderio. Nel battito della notte si abbandonava al sogno. Un nuovo presagio, una nuova sfida, la vita. Grazie. Sì, certo, è chiaro, no, io mi scuso perché mi ha rimproverato tantissimo, no, ma hai ragione, è vero, ci sono le immagini che poi insomma sono splendide, che dicono tantissimo, però io mi attenevo al tema della serata, io leggo perché, quindi... Comunque, insomma, no, volevo andare avanti su questo discorso che non, diciamo che è venuto fuori, sta venendo, insomma, che stiamo un po' facendo questa sera. E il tema di Gilgamesh è un tema interessantissimo, perché questo libro poi, diciamo, ha provocato tutta una serie di altri, di altre ricerche, di altri studi sul tema appunto della, poi della religiosità, del tema religioso che dicevamo un pochino all'inizio. In particolare poi su tutta questa dialettica complicata tra il politeismo e il monoteismo, come poi il monoteismo ha portato nel tempo a una situazione di, come dire, che è la situazione che viviamo oggi, di una cultura che poi, a mia opinione, risulta essere anche estremamente violenta rispetto ad altri pensieri, ad altre idee. Quindi questo libro è stato molto importante per noi, per quanto insomma sia stato composto, diciamo, in una maniera poetica, diciamo, anche illustrato appunto da Lori insieme a Farug, che hanno fatto un lavoro splendido. Poi c'è stata anche una mostra che ha girato, è stata qui al Palazzo delle Esposizioni per diverso tempo, è stata prolungata la mostra, no? per oltre il tempo che era stato prefissato. Poi avete girato, siete andati a Lecce, insomma avete anche fatto dei laboratori con i bambini, insomma avete fatto un sacco di cose intorno a questo mito di Gilgamesh. Quindi dove, cosa volevo dire? Volevo dire che questo tema della religiosità poi è un tema che a noi sta particolarmente a cuore, nel senso del rifiuto, non tanto dell'interesse per gli argomenti religiosi in quanto tali, ma proprio come rifiuto di un pensiero che in realtà è un pensiero che per noi non esiste, cioè non è un pensiero il pensiero religioso, è una contraddizione chiamarlo in questa maniera qua. Perché poi questo pensiero porta a delle storture, a una derivazione che appunto portata alle sue estreme conseguenze può arrivare, secondo, diciamo, alcune ipotesi recenti, anche a dittature come per esempio il nazismo. In questo c'è tutta una ricerca recentissima su Heidegger, di cui abbiamo detto qualcosa prima con la Lussu, e c'è un libro che noi abbiamo pubblicato ormai 3 anni fa, mi sembra, sì, nel 12 è uscito, sì, nel 12, che è questo libro di Emanuel Faye, che è questa Heidegger, l'introduzione del nazismo nella filosofia, che è un libro secondo me molto molto importante. È un libro uscito nel 2005 in Francia con un discreto successo. È un libro in cui Emmanuel Faye, che è un filosofo
ha ricostruito tutta l'elaborazione, diciamo, tutta la vita in realtà di Heidegger, per dimostrare sulla base di carte molto molto forti, diciamo, molto, molto stringenti, il nazismo, diciamo, l'adesione al nazismo di Heidegger, che l'adesione al nazismo di Heidegger non era un fatto accidentale o così un passaggio storico, diciamo, necessario data il contesto per poter sopravvivere, ma era proprio un'adesione ideale estremamente forte. Questo voi pensate, nel 2005 lui è stato attaccato su tutti i fronti, in tutti i modi, da più parti, e storia di questi ultimi mesi che sono uscito la prima raccolta dei quaderni neri in Germania, e si è capito che effettivamente Heidegger non era solo un aderente al partito nazista per necessità, ma era un sostenitore assoluto dello sterminio degli ebrei. Addirittura una delle cose più scioccanti che sono contenute in questi quaderni neri è questa affermazione per cui, diciamo, l'autoannientamento, questo, ma secondo me una delle cose più scioccanti ancora è quella in cui lui afferma che gli alleati hanno sbagliato, che l'errore degli alleati è stato non lasciare che i nazisti completassero l'opera di sterminio degli ebrei. Cioè hanno fermato la macchina di sterminio nazista prima, troppo presto, prima che fosse completata appunto questo annientamento. Questo libro è stato curato da Livia Profeti, un libro molto grande, per noi è stata una cosa estremamente impegnativa, però vi dà un po' l'idea del carattere della nostra casa editrice, cioè noi abbiamo interesse a cercare in qualche modo, una cosa che dirla sembra un po' molto ambiziosa, però ci interessa trovare una verità, la verità umana in qualche modo. Noi siamo convinti che la verità esiste, di verità è una parola pericolosa perché sapete è una parola che viene normalmente usata in ambito religioso, la verità rivelata, la verità della parola di Dio, tutte queste robe qua. Quindi è una parola che, come dire, proprio per opporsi a quel pensiero, a quell'impostazione lì, viene normalmente rifiutata, anzi si cerca di contrapporre a quel pensiero lì, che è un pensiero assoluto, no? Nel senso che non ammette contraddizioni, viene opposto a un relativismo per cui va tutto, è tutto equivalente a tutto. Questo noi anche è un atteggiamento che rifiutiamo, siamo convinti che invece, anzi non siamo convinti, siamo sicuri che esista in realtà una verità, e questo, se volete, c'è anche un approccio, diciamo, di carattere scientifico, nel senso che la verità scientifica esiste, c'è cioè un metodo che permette di costruirla. Allo stesso modo noi siamo convinti che sia possibile trovare, scoprire e cercare, se non altro, una verità che valga anche al di fuori dell'ambito scientifico. Quindi questo. In questo senso abbiamo poi cominciato, oltre ai libri, diciamo, come questo di filosofia e anche di politica e così via, abbiamo incominciato anche a pubblicare tutta una serie di volumi sull'economia. Anche qui l'economia, abbiamo degli autori fantastici secondo me che poi ci hanno spiegato e ci hanno illustrato in maniera molto bella, ci hanno spiegato tra l'altro una cosa che io non sapevo ma è interessantissima, cioè l'economia non è una scienza, l'economia è una struttura che appare come se fosse una scienza, perché ci sono formule, ci sono termini che fanno riferimento evidentemente a teorie, a pratiche, eccetera, come se fosse effettivamente una formulazione scientifica. In realtà l'economia non è una scienza, e tante volte vengono spacciate per verità, appunto, anche in questo caso spacciate come verità assolute, incontrovertibili, leggi naturali. Ecco, leggi naturali è ancora di più della verità, perché in qualche modo non c'è. Come? Verità bibliche, sì, esatto, cose che in realtà poi, cioè, allora,
il deficit di bilancio deve essere il 3%. Ecco, questo non può essere, questa è una verità assoluta, nessuno la mette, dice, ma perché? Poi non lo sa nessuno perché è proprio il 3% e non il 5, non il 1, il meno 3, cioè può essere un numero qualunque, no? Questo, insomma, abbiamo pubblicato diversi libri su questo argomento, ce n'è uno importante, diciamo il primo, che poi ha inaugurato in qualche modo questa serie, che non è una collana, sparsa insomma su vari fronti, che è il libro di Andrea Ventura, La Trappola, in cui ricostruisce, appunto fa una ricostruzione storica interessantissima, in cui appunto fa vedere, ricostruisce tutta una serie di elementi che oggi sono dati per ovvi e scontati, ma che ovvi e scontati non sono, insomma, non manco per niente. Quindi anche lì è interessante. Allora, io leggo perché voglio sapere come stanno le cose, voglio cercare, voglio scoprire qual è la verità. Con la verità è quella che però non è una verità rivelata, non è l'ipse dixit di Aristotele, che dice quello è così e basta, allora c'è la tavola della legge che ti dice come sono le cose e finisce lì. Quindi è questo, insomma, quindi io leggo perché e io pubblico perché vogliamo cercare di costruire un pensiero che sia non convenzionale, ecco, un pensiero che sia quindi anche nuovo, perché poi quando uno va a cercare, questo è un aspetto, se volete, che in scienza è fondamentale, l'importante è incominciare a farsi delle domande, poi le risposte prima o poi vengono, il problema è farsi le domande, se uno non si fa le domande le risposte non vengono, perché, cioè, se non c'è la domanda non c'è la risposta. Emanuele, aiutami tu. No, mentre parlavi mi era venuto in mente, dici, perché si legge, no? Cioè è raccontato qui nel libro la malattia di Camus. Camus smette di giocare a pallone perché ha la tubercolosi e lui in convalescenza legge. E allora, se magari leggo il pezzo. Quindi leggere salva la vita. Sì, in caso è, io leggo perché ho la tubercolosi, poi dopo però diventa un'altra cosa. Allora, poi faccio pace col microfono. Allora, dicembre 1930. Albert Camus ha da poco compiuto 17 anni. È uno studente liceale modello ed è il portiere titolare della squadra universitaria juniores. Il suo professore di filosofia, la sua materia preferita, è l'illustre Jean Grenier, apprezzato intellettuale francese che si è immediatamente reso conto delle potenzialità straordinarie dell'allievo ed è giunto a stimarlo tantissimo. Come nella migliore delle tragedie, però, tutto sembra finire all'improvviso. Il ragazzo è colpito da un terribile attacco di tubercolosi e viene ricoverato di corsa all'ospedale maggiore, l'ospedale Mustafa. L'emorragia di sangue è notevole, ma il dottore e gli infermieri riescono a bloccarla. La diagnosi parla chiaro, tubercolosi ulcerante al polmone destro. I divieti del medico sono perentori e insindacabili, niente più sole e niente più bagni al mare. Nessun antibiotico può ancora curarlo, è segnato. Dopo un'infanzia senza padre e una povertà estrema arriva la minaccia della tubercolosi. La spada di Damocle della malattia mortale e le necessarie rinunce al sole e soprattutto al gioco del calcio, il gioco più bello del mondo. Per ogni ragazzo di 17 anni sarebbe un colpo letale, ma lui è Albert Camus. È carico di voglia di vivere e ha fame di mondo. Nel 1930 ricorre anche il centenario dell'invasione francese dell'Algeria. Il presidente Gaston Doumer è arrivato in visita ufficiale e la città è ancora tutta addobbata a festa di bandiere e di coccarde tricolori. Le parate militari si susseguono numerose. La popolazione francese ed europea è felice, assiepata ai bordi delle strade e sotto i portici che accompagnano i lunghi viali. Gli arabi, ovviamente, restano relegati ai margini, in tutti i sensi. Nella sua lunga convalescenza, Albert Camus necessita di sovralimentazione. Deve rimettersi in piedi. Il deus ex machina assume le sembianze baffute e stravaganti del marito della zia Gabi. Si chiama Gustave Acol.
e gestisce in modo originale una macelleria vicino alla sua casa di Rue Languedoc, nel quartiere Michelet. Lo zio Gustave è un anarchico volteriano. A forza di brodo di carne, di cardevera, lo rimette al mondo e soprattutto lo ricopre di libri da leggere. La sua casa è una vera e propria biblioteca. Oltre ai classici della letteratura francese, inglese e russa, il ragazzo legge in particolare Anatole France, Paul Valéry, Emile Zola e Joyce. Anche il suo professore, Jean Grenier, lo andrà a trovare, con un regalo che si rivelerà azzeccatissimo. Il libro di André de Richaud, Il dolore, l'opera che gli susciterà un'incontenibile e irrefrenabile voglia di scrivere. È un libro che parla di cose che Albert conosce bene. C'è un quartiere povero, c'è la miseria, c'è il sole e c'è tanta voglia di vivere. Jean Grenier è nato a Parigi, ma ha passato l'infanzia a Saint-Brieuc, in Bretagna. Un luogo felice nei suoi ricordi. Lo stesso posto dove era morto il padre di Albert Camus. Nel 1914. Stesso luogo, opposte sensazioni. Il professore è consapevole del fatto che il ragazzo dovrà perdere almeno un anno di scuola. Tuttavia, quando Camus ritorna è più forte di prima e si conquista una meritatissima maturità. Infatti, con sorpresa di tutti e contro le più ottimistiche previsioni, si rimette in piedi, guarisce, sventa in angolo la minaccia, è un altro. Il portiere si è rialzato, tossisce, sputa sui guanti e aspetta il prossimo tiro. Sa di dover ormai convivere con la sua malattia, la malattia endemica del ceto povero. Così era stata definita. Fino al 1918, infatti, nella sola Francia il bacillo di Koch era la causa di una morte ogni sei, e solamente da poco tempo, sempre in Francia, si era iniziato a combatterlo ricorrendo al bacillo di Calmette-Guérin. Il poeta romantico John Keats era morto di tubercolosi a soli 26 anni, la scrittrice Emily Brontë a 30, il compositore Chopin a 39, Franz Kafka a 41, Anton Chekhov a 44. La tubercolosi ormai era entrata a far parte della letteratura, non solo francese. Dalla Signora delle Camelie di Dumas figlio, passando per La Traviata di Giuseppe Verdi, fino ai Fratelli Karamazov di Dostoevskij. L'ungherese Ferenc Molnár invece farà morire il più piccolo dei ragazzi della Via Pal per una febbre polmonare. Albert Camus legge e studia, studia e legge, rinuncia al sole di Algeri, rinuncia ai bagni al mare, rinuncia a mettere i guanti da portiere. Deve recuperare l'anno perso al liceo. Deve prima prendere la maturità e poi affrontare l'università, che non è più soltanto una cosa intangibile, oppure quell'edificio anch'esso bianco come il liceo Bugeaud di cui ha difeso la porta sui campi da gioco, ma l'università degli studi, l'istituzione che gli avrebbe dato l'identità di filosofo, la patente per parlare al mondo dell'assurdità, della vita, dell'esistenza umana, dell'assurdità del non essere atei e dell'assurdità di coloro che fanno di tutto per impedire agli uomini di essere felici. Se Albert Camus a soli 17 anni ce l'ha fatta contro la tubercolosi, il motivo è uno solo, ed è scritto in una delle tante meravigliose righe che la sua penna ha regalato alla storia. Imparavo finalmente, nel cuore dell'inverno, che c'era in me un'invencibile estate. Fernand Destain, giornalista quasi coetaneo di Camus, anch'egli iscritto al liceo Bugeaud di Algeri, raccontò che nel dicembre del 1931 il professor Jean Grenier stava illustrando i risultati del compito di filosofia agli alunni del penultimo anno. Il voto più alto era andato a un ragazzo nuovo, un tale Claude Bollard, figlio di un celebre medico e destinato a diventare un giovanissimo insegnante di medicina. Destain e i suoi compagni, non ritenendo questo Bollard il miglior studente del corso, vollero sapere dal professore chi fosse il più bravo di tutta la scuola. Dopo le iniziali resistenze da parte dell'insegnante, che voleva evitare di fare graduatorie e dimostrare ai ragazzi anche i risultati dei compiti della classe superiore, le richieste si fecero sempre più insistenti. E allora lo stesso Grenier decise di confessare: andate alla finestra. Poi, quando furono tutti addossati al vetro, proseguì rimanendo seduto alla cattedra. Il migliore di tutti è lì nel cortile. Lo vedete quello che gioca in porta? Si chiama Albert Camus. Per concludere questa serata, visto che abbiamo parlato, diciamo bene, Emanuele ha parlato di scuola, ha raccontato, diciamo, questo passaggio di scuola, io volevo leggervi una pagina di questo libro nuovo che abbiamo pubblicato da poco, che si chiama Insegnare a chi non vuole imparare, un libro, un epistolario di Giuseppe Bagni e Rosalba Conserva, che sono due insegnanti di scuola superiore qui a Roma. Sono due insegnanti di scuole
di scuole normali, cioè di scuole, non di scuole tipo il Tasso, il Virgilio, queste scuolone insomma fichissime, no? Ma sono insegnante, insomma, Giuseppe Bagni insegna chimica in un istituto professionale, Rosalba Conserva insegna italiano e storia in un istituto tecnico, italiano e storia in un istituto tecnico. Quindi è chiaro che sono insegnanti che si confrontano quindi con i cosiddetti studenti difficili, ecco, quelli che poi non è detto che continueranno, hanno lavorato, lavorano in strutture che hanno difficoltà materiali, magari sono quelle in cui i genitori devono comprare gli strumenti per lavorare e così via. La cosa interessante, molto bella di questo libro, di cui penso sul quale ci sarà un convegno venerdì prossimo, sabato, scusate, all'università, all'Istituto di Lingue Orientali, qui vicino Piazza Vittorio, c'è un convegno anche molto articolato proprio su questa idea dell'insegnamento, dell'imparare, eccetera. Mi piaceva finire con questo perché secondo me è un tema fondamentale, cioè quello della formazione. Poi in fondo un editore, ogni libro, qualunque libro in fondo, o meglio tutti i libri che abbiamo letto nella vita sono in qualche modo il racconto della nostra formazione, in un modo in più o meno, diciamo in maniera più forte o più debole, ma anche un libro di cucina può essere, insomma, formazione in qualche senso. Quindi insomma è un tema secondo me molto, molto interessante e importante. Questo libro sono molto contento, anche perché è molto bello da leggere, e vi leggo insomma una paginetta. Domani conosceremo i nuovi ragazzi. Da 2 mesi non vediamo ragazzi, per intenderci quelli che la scuola riunisce in un'aula e chiama con un numero ordinale e una lettera dell'alfabeto, e che un insegnante identifica come suoi in virtù del contesto dove quotidianamente li incontra. A disegnare l'estetica del primo incontro verrà in aiuto l'ansia dell'attesa. Conoscersi lì non è come conoscersi altrove. Noi che da studenti ne abbiamo conosciuti di insegnanti così, di polso, abbiamo finito con il credere che l'essere educatori coincidesse con una adultità percepibile anche da lontano, e a volte ci chiediamo come altro può essere una persona che dovrà costringere chi adulto ancora non è ad accettare dell'imparare la fatica che l'accompagna. Sulle loro facce attente e un po' impaurite leggeremo le frasi che già li hanno messi in guardia dalle illusioni. Quest'anno non si scherza, sei alla scuola superiore, ti sei fatto grande. Confermare o no le attese di un'autoritaria rigida scansione delle ore lontane da cedimenti e senza affettività né debolezze? Difficile tracciare un confine tra come siamo e come dovremmo o vorremmo apparire. Persone che si prendono cura di istruire i piccoli, con quella attenzione distratta che li fa crescere. Fatto l'appello, dettato l'elenco dei libri, entreremo nel merito facendo lezione. Che sia una lezione ben fatta, quasi una metafora della rassicurante ritualità di tutto un anno di scuola, sì, cominciare subito con un argomento di studio molto meglio di quel vago parlare di come va il mondo, di come la pensi tu. È vero, ci siamo specializzati nel dare spiegazioni prima di tutto e su tutto. Il nostro modo di rapportarci ai ragazzi è insegnare loro ciò che ancora non sanno. La nostra affettività è in quell'ostinarci a credere che diventeranno bravi. Bravi scolaretti, si intende. Io vi propongo, visto che c'è ancora un po' di tempo, non è ancora venuto nessuno a cacciarci, se volete intervenire. Volevo dire una cosa. È che questo bellissimo incontro mi ha fatto pensare che
Io leggo per passione. Senza la passione non si può leggere. È la stessa passione di leggere con cui uno può diventare autore, scrittore. Senza la passione di leggere non si può essere scrittore, ma forse anche neanche editore. O sbaglio? Sul leggere senz'altro sono d'accordo. Sull'essere editore sono ancora più d'accordo, sull'essere autori lascio la parola agli autori. Per me è stato, parlo della mia esperienza, Gilgamesh è un'epopea che io ho riscritto, però è vero che la prima cosa a cui ho pensato quando nel rileggerla, nel ricostruire frasi, pensieri, a parte una passione immensa, legata anche alle immagini che Forug e Lorin facevano, ma la voglia, il desiderio di trasmettere tutte le cose belle che questa epopea aveva, e con uno slancio emotivo interiore che però passasse attraverso le parole, le frasi, la costruzione di un pensiero, per mettere in risalto tutto, questo sì, è vero. Non so se Emanuele vuole aggiungere. Io finisco invece, perché non sono veramente un autore, io non scrivo, disegno. È più che passione, la passione è il mio lavoro, è fare le immagini, però fare un libro è la curiosità di entrare ancora più in profondità in una storia, conoscerla in tutti gli angoli, conoscere se stessa, finché dove puoi arrivare, perché pubblicare un libro, fare un libro, anche disegnarlo, richiede tantissima concentrazione e senza curiosità di sicuro non c'è passione, quindi senza passione non arrivano questi progetti qua. Sì, ovviamente la passione per la lettura, insomma, è un discorso un po' che si lega anche alla stessa passione che viene trasmessa dalla scuola, no? Quindi quando si diceva, quindi la passione sì, può venire da dentro, ma insomma c'è bisogno anche che venga un po' sollecitata, agevolata. Io ad esempio l'avevo detto quando appunto dici il successo del mio libro, insomma sono stato chiamato, insomma, diverse interviste, mi è capitato più volte di dire che io ad esempio al liceo ero più stimolato a leggere magari dalla professoressa di inglese, infatti ho letto un sacco più magari letteratura inglese, quella classica, che non letteratura italiana, insomma, questo per quanto. Poi ecco, ovviamente il mio libro, nel caso specifico, un libro su Camus, che è uno scrittore, importa quantomeno la passione per lo scrittore, poi la ricerca in questo caso, cioè la tesi, quella assurda che sta qui dentro, che se non avesse giocato in porta non avrebbe scritto lo straniero così come lo ha scritto. E quindi sicuramente la passione per la lettura è fondamentale, perché come, non lo so, insomma, se qualsiasi materia non puoi affrontarla se non hai la passione per la materia, se sei chiamato poi a scrivere una cosa che verrà letta, ovviamente la passione per la lettura devi in qualche modo avercela, e insomma abbastanza. La mia fobia è che uno legge una pagina del mio libro e poi chiude così. E quindi devi essere, sì, quindi magari mentre scrivi cerchi di tenere quel ritmo, che come era il cambio canale, usando una che è terrificante, però ovviamente la passione per la lettura accompagna la lettura, è una colonna sonora, diciamo, della vita di ciascuno, penso. Sì, poi comunque aprire una pagina e poi richiuderla, quello è, secondo me, una finzione che uno fa in libreria, no? Fa finta di adesso guardo questo, sì, vediamo. In realtà che cosa capisci da una pagina? Niente, cioè la verità è questa, quindi poi il libro lo copri non per la pagina che hai letto, ma perché l'autore lo conosci, ti piace, il titolo ti interessa, ti suscita qualche cosa. Forse la quarta di copertina qualche effetto ce l'ha, boh, ci credo poco. Insomma, la verità è che è più che altro una specie di balletto che si fa quando si entra in libreria, fai un po' l'intellettuale che gira tra i libri, vediamo cosa mi compro oggi. Però in realtà scegli poi in base a mille fattori che non sono
non è detto sia quello, quindi non so, quindi tu quando vedevi le persone aprire il tuo libro e richiuderlo, colpa al cuore. Sì. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vorrei dire qualcosa rispetto al perché leggo, ma soprattutto il perché scelgo un libro. Cioè proprio questa cosa che ancora non riesco, come dire, ad accettare il computer o l'ebook o queste cose qui, perché il libro c'è, cioè quel contatto anche fisico, ma poi quando lo leggi diventa tuo, ti ricordi la pagina, poi se sei abituato a sottolineare la cosa, ti, non so, diventa proprio una cosa bella. E poi anche il discorso che effettivamente il libro in genere, almeno io lo scelgo perché voglio approfondire un argomento, quello che leggiamo sul computer è qualcosa di informativo, quello va bene, insomma, però se uno vuole approfondire un discorso ovviamente deve farlo attraverso un libro, e quindi qui poi viene l'autore, no? Cioè l'editore e anche l'autore, perché poi ecco il riferimento, come dici tu, è il passaparola, il libro ti è piaciuto, quell'argomento che condividi lo, come dire, lo riferisci anche ad altri, e quindi poi si va avanti così, insomma. Ed è anche un po' legato alla scrittura, no? Quel piacere, tipo loro che illustrano, e questo scrivere, no? Il corsivo, eccetera, si sta perdendo anche questa, questa cosa, e quindi è importante riportarla, insomma, all'attenzione. E poi una cosa particolare, volevo ringraziare l'editore Matteo non solo per la casa editrice ma anche per Left, perché effettivamente questo Left nuovo è bellissimo, quindi anche ovviamente tutti i tuoi collaboratori. Ok. Le autrici, e voi perché leggete? Io ho sempre per la curiosità, leggo saggistica, leggo romanzi francesi più che altro. Amo un personaggio e voglio approfondire appunto la sua storia, dovrei leggere molto di più, però devo dire che trovo poco tempo ancora per farlo. Cerco comunque ispirazione, mille stimoli, quindi le trovo anche nei libri, soprattutto nei libri. Non saprei dire, metto a volte mesi per leggere un libro e a volte due notti per leggerne un altro, quindi è proprio un rapporto che ho con i libri e ognuno è diverso. Devo dire che il primo libro italiano che ho letto è un libro dell'Asino d'Oro, quindi questo non te l'avevo mai detto, lo dico ora, qualche anno fa. Ne sono molto orgogliosa, mi era molto, molto piaciuto. Si chiamava Identità Umana, di Livia Profeti. Era uno dei primi, sbaglio? Era Livia Profeti, quarto. Sì. Quarto, quinto. Sì, quarto. Perché appunto ero appassionata, ero incuriosita di tutta questa storia pre-biblica. Mi era appassionato molto, quindi il primo libro italiano era per questa ragione. Beh, leggere è fondamentale, per quanto mi riguarda è ossigeno, è quasi una cosa maniacale. Io ho sempre un libro vicino al letto, nella borsa, in un altro zaino, cioè non se ne può fare a meno. Mi ricordo, a proposito di formazione, che la mia professoressa del ginnasio ci impose di leggere in una settimana Delitto e Castigo, altrimenti non saremmo potuti andare avanti, insomma, con le spiegazioni, perché da lì si doveva partire e sì, infatti, per poi continuare. Le pretese, insomma, che leggessimo tutta la
bibliografia di Dostoevsky, perché sosteneva, e questo insomma merito ce l'ha, che fosse insomma fondamentale per una formazione intellettuale. E però non si può, è un'apertura mentale, è un'apertura di sentimenti, è un viaggio continuo, è tutto ciò che di più bello ci possa essere. Qualcun altro? Se no possiamo anche chiuderla qui. Sono le 8 meno 10, tra un po' vengono a schiacciarci. Grazie.